E bella a tutti e benvenuti su questo gioco degli anni di Cristo. No, questo gioco non ha 33 anni, però è un gioco vecchiotto che ai miei tempi è piaciuto, sì, tanto parecchio. E quindi non vedo l'ora di farvelo rivedere. Non so se c'è già chi ha già registrato, fatto vedere questo gioco qui, ma a me me ne frega un cazzo. From Dust. Ah, è vero, il nome del gioco, From Dust, From Dust. Ovvero, probabilmente dalle sabbie? Cioè, cenere alla cenere, polvere alla polvere, vagamente. E questa è lo scuri. Oh! Era buona! E questa. Perdonatemi, un cane. Un cane che se non gli dai attenzioni rompe. Oh, ed eccoci qui. E per Nakinaki tachikata. Chica chica, taki taki. Quindi tieni premuto, per creare il respiro. Mamma mia, suonano. Ci hai creduto. Guarda, guarda, mo sì, dai, fammolo crescere, fammolo crescere. Oddio! Oddio! Sì, sta per esplodere, sta per uscire Rocco Siffredi insieme a 100 donne. Sicuro. No. Oh, speravo più i Rocco Siffredi. E vabbò. Comunque, in questo videogioco noi siamo questo cosino qui. Ecco, lo muovo poco. Ecco, mi fermo. Sto coso che fa giro giro tondo. E ci muoviamo. Con questo qui noi. Non so, per il momento non possiamo. Però in pratica dobbiamo aiutare tutti sti. Tizi. Tutti sti aborti. Sti cosi che parlano tiki taki taka tuki ta. Ad attraversare le mappe e aggiungere alle porte, ai buchi oscuri, che sono i luoghi del piacere. E per farlo dobbiamo dargli una mano ad attraversare queste avversità. Ovvero, qui loro non sanno nuotare e quindi gli dovremo dare una mano e creare un punto di terra dove loro possano passare. Se noi teniamo pigiato F su un tizio, e che cazzo? Ecco, vedete, questo vuol dire che qualcuno ha bisogno di aiuto, di una mano. Ho capito. Mi date un attimo, stavo spiegando un'altra cosa. Se teniamo pigiato F quando siamo su uno di questi tizi, vediamo che hanno dei cracker attaccati alla faccia, si muovono in maniera molto drogata, probabilmente si fanno di droghe pesanti, e possiamo guardarli. E all'incirca capiamo che ci sono tre donne per ogni uomo. Quindi, tenendo premuto il tasto sinistro, possiamo prendere delle risorse che ci sono sparse. Cioè, se teniamo tasto sinistro sull'acqua. No, sull'acqua no. Sull'acqua no. Questa volta ancora non si può. Comunque, tenendo premuto il tasto sinistro su alcune risorse, le possiamo raccogliere. In futuro sarà possibile farlo anche sull'acqua. Adesso questo è il tutorial, quindi probabilmente non si può fare. E qui c'è tanta acqua. E noi possiamo prendere e modificare l'ambiente a nostro piacimento, cioè l'ambiente, tutte quelle cose che possiamo modificare, cioè la terra, l'acqua e la roccia. No, quella purtroppo non si può modificare. Comunque, adesso ecco, basta
barra spaziatrice. Ci mettiamo qui con il serpentino piselletto e pigiamo barra spaziatrice. Oh, stanno entrando dentro al buco di culo. Che cosa c'è dentro al buco di culo? Lo scopriremo presto, perché tanto fanno vedere cosa c'è dentro. Una puzza terribile, quello sì. E poi di qui non mi spiego, ecco. Dei rimasugli di vibratori, scroti passati, penetrati. Ah. Se ogni tanto faccio questi versi è perché è un cane che rompe un pochino la minchia. E mi porta giocattoli da lanciare, che cazzo. Oh, e allora adesso ci troviamo qui. Cosa bisogna fare? Adesso dobbiamo prendere ed andare qui dove stanno questi totem. Spingendo spazio, la popolazione prende e si sposta verso di essi. Rubiamo più terra possibile perché dobbiamo andare qui. Non ne ho idea. Ira. Dai, ti sto dedicando tutte le mie attenzioni. Mamma mia, che cane fastidioso. Che cane fastidioso. Ira. Mi sta cominciando. Buona. 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 Ti uccido. Ti sgozzo. Ti sgozzo. E adesso è ancora. Vabbè, tanto prima o poi lo capirà anche lei che non è il caso di abbaiare, quindi adesso abbiamo di qui. Oh, vedete, c'è anche dell'acqua qui, quindi prendiamo acqua e cominciamo ad aspirarla e la possiamo buttare fuori. C'era un modo per buttare il tutto in maniera veloce? Ah, bisognava semplicemente cliccare col sinistro e destro del mouse contemporaneamente, niente di più semplice. E comunque. Adesso la nostra popolazione si sta piano piano spostando e andando verso il secondo totem. Come avete potuto vedere, mentre il mio cane stava cercando di sbranarmi, quando... Oh! Ma da qua si forma sempre più sabbia. A me piace. Se io ci mettessi della sabbia qui per attappare il buco. Oh, che genio. I'm a genius. Genius, come dice Renzo. Genius. I'm a genius. Ok, adesso hanno conquistato anche il secondo totem. Adesso cosa succede? Se si vuole finire il videogioco al 100%, bisogna creare degli spicchi di terra, sabbia, così, per dare la possibilità a tutte le piante che sono presenti sulla mappa di ricongiungersi. E per ricongiungersi, ecco, una cosa tipo così, e se aspettate un paio di secondi vedrete che, ecco, piano piano cominciano a spuntare nuove palme, cominciano a spuntare dei mostri che fanno paura. E eccoli, vedete i scarabocchi e blatt, non so che cosa sia. E quando la mappa sarà al 100%, no al 100%, ma quando questo indicatorino qui delle tre foglie sarà pieno,
Non lo so, sbloccheremo il livello. No. Ci si sbloccheranno delle cose bonus che non ricordo quali siano. E quindi ecco. Ecco qui. E potete leggere. Nota di Quindi adesso che ogni totem è stato sbloccato, potete andare alla bocca, al bucio di culo. Oh, e qui dice: quando tutto un territorio è coperto dalle palme, avete rivelato un pezzo di storia dalla memoria della tribù. E la tribù continuerà a costruire statue intorno al villaggio. Prendiamo l'ultima terra necessaria, la sottraiamo da ovunque, ma che me ne frega. E facciamo, creiamo una via di passaggio per i nostri, per la nostra tribù che dovrà passare dai villaggi che sono stati costruiti in precedenza e arrivare al bucio di culo. Quindi adesso andiamo qui, spazio sul bucio di culo e tutti quanti una mossa. Sì. Poi loro sono parecchi. E in pratica basta che ne arrivino 5 per poter andare avanti di livello. Quindi in una partita ne possono morire anche 100.000, ma basta che ne arrivino 5. E questo, bene o male, sì, è il pezzo dove è difficile che qualcuno muoia, perché tra un po' la cosa comincerà ad assumere un certo livello di sfida. E lo vedrete forse nel prossimo livello? Sì, sicuramente. Sentite che musichetta. Com'era F per vedere sti stronzi? Ok, e con questo ragazzi penso che il primo episodio possa finire qui. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci rivediamo come sempre alla prossima, bella!